Ut Turris, il cardinale Nasalli Rocca tra le due guerre. Questo è il titolo del libro di Simone Marchesani e Don Riccardo Pane, edito da Mulino. La presentazione del testo il 17 aprile al Baraccano è stata promossa dall'Istituto della Storia della Chiesa di Bologna, l'Archivio Arcivescovile e FSCIRE. Questo volume traccia un ritratto del cardinale Nasalli Rocca, arcivescovo di Bologna tra il 1921 e il 1952. All'evento erano presenti Alessandra De Oriti, dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Bologna, Enrico Galavotti, dell'Università degli Studi Chieti Pescara e Marcello Malpensa, dell'Università Cattolica Sacro Cuore. Ha moderato l'evento Don Angelo Baldassarri, dell'Istituto per la Storia della Chiesa di Bologna. Vi sono raccolti una serie di 12 saggi che presentano diverse dimensioni dell'episcopato di Nasalli Rocca tra noi. Se nel mondo ecclesiale Nasalli Rocca era noto soprattutto per la sua attenzione all'Eucaristia con i congressi eucaristici, la sua devozione a Maria con la proposta del pellegrinaggio della Madonna di San Luca in diocesi, la sua attenzione ai preti attraverso la costruzione del seminario, ecco, da questo libro si evidenziano dimensioni dell'episcopato di Nasalli Rocca in rapporto ai pontificati di Pio XI e Pio XII, alla situazione politica bolognese italiana, soprattutto il suo episcopato si accompagna ai più di 25 anni di fascismo della nostra città e nazione, poi alle questioni della dopoguerra, nella contrapposizione che si viene a creare tra Chiesa e Partito Comunista. Il libro che si presenta oggi approfitta di una doppia ricorrenza. Nel 2022 sono stati ricordati i 100 anni dell'arrivo del cardinale a Bologna nel 1922 e il 70° della morte. Per il diritto canonico i 70 anni dal decesso di una persona sono formalmente il discrimine per consentire la consultabilità delle carte e della documentazione.